Questo programma è offerto da Formazione SRL, Learning Center, via Domenico Morelli 49, Napoli. Certamente, ma io credo che dalla cenere si possa rinascere e che proprio questa cenere debba rappresentare un faro di attenzione su quello che è accaduto, su quello che non deve più accadere e su una zona bellissima. Qui siamo in una delle baie più belle di Napoli, del Golfo di Napoli. Io la conosco da bambina ed era di una bellezza commovente. Un posto nel quale sarebbe potuta nascere e fiorire cultura, turismo. Le tradizioni di Virgilio le ricordiamo, questi sono i luoghi virgiliani, il lago di Averno, il lago di Lucrino. Bene, facciamo in modo che l'attenzione che oggi da tutto il mondo viene su questa località ci rimanga per una terza tappa di sviluppo della cultura, quindi non solo per ricostruire il Museo della Scienza, ma anche per partire da qui per una riqualificazione di questo territorio. Se qui si radica... Ministro, in 20 anni non è stato fatto niente, tranne la Città della Scienza che è stata distrutta l'altra notte. Bene, e intanto allora noi che siamo tenaci, noi che siamo combattivi, dimostriamo che la Città della Scienza, se si distrugge, verrà ricostruita. E quello sarà il punto di partenza. La tenacia vuol dire anche pazienza. Con quali soldi? Con i soldi che naturalmente verranno messi a disposizione dal pubblico, dal governo. Adesso noi naturalmente in Consiglio dei Ministri parleremo anche di questi. Anche l'Europa ha dimostrato grande attenzione a questo. Il denaro per gli scopi importanti si deve trovare, si troverà. E questo sarà il punto di partenza. Ieri sera, molto tempestivamente, il presidente Napolitano ha detto dobbiamo colmare questo vuoto. Mi pare che sia un'indicazione estremamente importante e la dobbiamo seguire. Il maltempo flagella Napoli e la Campania, non senza conseguenze. A causa del forte vento, misto a pioggia caduta copiosa per tutto l'arco della giornata, l'ala di un palazzo disabitato è crollata ieri sera a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, mentre in via Mare Chiaro, quartiere Posillipo, può accedere è stato il tetto di una villa. Nel quartiere della periferia orientale l'episodio non ha destato maggior preoccupazione. Per diverse ore i vigili del fuoco hanno effettuato i rilievi per verificare qualora sotto le macerie fosse rimasto qualche clochard, magari rifugiatosi per trovare alloggio di fortuna contro la pioggia. Il fabbricato si trovava in via detta dell'Innominata al civico 51. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute anche le forze dell'ordine e la protezione civile. Per fortuna i vigili del fuoco, dopo diverse verifiche, hanno escluso che nello stabile potesse esserci qualche clochard. Dopo Palazzo Gambino, alla riviera di Chiaia, si tratta del secondo crollo di un edificio avvenuto a Napoli in meno di una settimana. A causa del forte vento, problemi anche con i collegamenti tra la città e le isole del Golfo. Mare Forza 7 e raffiche di vento che hanno raggiunto punte di 100 km orari hanno impedito agli aliscafi di salpare dal molo Beverello. Proseguono le operazioni di messa in sicurezza della zona della riviera di Chiaia interessata dal crollo di un edificio lunedì scorso. Con il buio e con la luce i vigili del fuoco fanno la spolla con i residenti sgomberati per consentire loro di prelevare generi di prima necessità ed abiti da portare negli alberghi in cui stanno pernottando. La gente però vorrebbe maggiore chiarezza sul ritorno a casa e teme che l'incendio di Città della Scienza possa distrarre le istituzioni locali dalla risoluzione del loro problema. Il vice sindaco Sodano mi ha chiamato bugiarda per aver detto che non abbiamo protezione civile. Lei adesso è sul posto e può constatare che la protezione civile è assente. Gli unici sono i vigili del fuoco e la polizia, che da quando è successo l'incidente non si muovono neanche un secondo da qua. Allora adesso a noi la protezione civile serve per monitorare eventuali ulteriori crepe, fratture, movimenti. Devono venire qua perché altrimenti noi occupiamo la città. Per di più non ci sono disponibilità di caschi, perché i vigili del fuoco ci sono, ma non c'è disponibilità di caschi per salire sopra, perché ovviamente per una protezione per quanto riguarda le persone abbiamo bisogno dei caschi. Non ci sono caschi, non danno acqua ai bambini, non danno riparo, perché per di più un albergo ha detto che c'è l'orario per entrare e per uscire.
Poche settimane prima del crollo di Palazzo Gambino alla Riviera di Chiaia, gli abitanti degli edifici attigui avevano richiesto dei rilievi tecnici dopo che nelle proprie case erano comparse crepe dei muri portanti e sospetti avvallamenti nella pavimentazione. Il perito inviato dall'Ansaldo, in quell'occasione, aveva rassicurato però i proprietari sulla staticità dei civici 81 e 82. Poi, lunedì mattina, il crollo improvviso dello storico edificio di Piazza della Repubblica e il conseguente sgombero delle 120 famiglie residenti negli stabili vicino. Un crollo previsto, quindi, che spiega la rabbia nei confronti del cantiere della metropolitana e di tutti i sindaci che hanno insistito nel progetto di far passare i treni lato mare. Questa mattina le nostre telecamere sono riuscite a entrare in una delle case sgomberate e dalle immagini si possono vedere le crepe nei muri, sia quelle precedenti al crollo che quelle che si sono formate in seguito, i dislivelli delle porte dei balconi esterni e le spaccature nei pavimenti. Ad avvalorare la tesi delle famiglie sgomberate, la chiusura un mese prima del crollo di una paninoteca al piano terra del Civico 82, disposta a causa di una grave infiltrazione d'acqua proveniente dal sottosuolo che aveva provocato un rialzo nella pavimentazione. Pericolosa per l'esercizio commerciale, non per le famiglie che avevano ricevuto rassicurazioni dal tecnico inviato dall'Ansaldo, società responsabile del vicino cantiere della metropolitana. Il risultato? L'Ansaldo si è accollata alle spese per alloggiare provvisoriamente le famiglie sgomberate negli alberghi. Tanto tuonò che piove. La palestra di judo di Gianni Maddaloni, un avamposto di legalità e sport per i ragazzi di Scampia, potrebbe chiudere entro giugno. A lanciare l'allarme lo stesso Maddaloni, che denuncia l'abbandono da parte delle istituzioni e del governo, che secondo lui è un genitore assente. Il sogno è quello di avere quello che è stato promesso prima di questo governo tecnico che ci ha distrutti, avere la possibilità sulle caserme Boscariello di 20.000 metri già concordati con Petrucci, Carfagna, La Russa e Meloni, i vecchi ministri, e con questa possibilità si avvera un sogno, un'altra medaglia olimpica, quella di dare ai bambini un futuro sicuro, la cultura attraverso lo sport. Entro domani il maestro Gianni, padre di Pino, judoka, medaglia d'oro a Sydney nel 2000, deve pagare una bolletta della luce di 2000 euro, pena il distacco della corrente. Lo sponsor privato che fino a questo momento ha sostenuto la palestra non è ora in grado di dare una mano, da qui l'appello: aiutateci tutti, qui non si fa solo sport, si salvano i ragazzi della camorra dal mal di vivere. Togliamo centinaia di ragazzi dalla strada e insegniamo le regole della vita attraverso lo sport, nelle scuole gratuitamente, senza partecipare a nessun bando di PON. PON significa soldi, quindi tutto gratuitamente. Ma questa storia deve finire, noi siamo brava gente e questo deve risultare davanti agli occhi di chi può permettersi soldi, perché noi cerchiamo praticamente delle energie per far uscire i ragazzi dai circuiti malavitosi.